però gli sopravvisse. Ironicamente fu il sultano ad essere sepolto per primo, seguito poi dalla moglie, la figlia, due figli e la madre. Il complesso è costruito a più livelli su un'unica piattaforma di roccia. I due edifici sormontati da cupole ed eleganti minareti sono rispettivamente a sinistra il mausoleo contenente le tombe del sultano e della sua famiglia e a destra la moschea. Tutte le pareti esterne sono riccamente decorate da raffinati bassorilievi a filigrana e altre sculture decorative. Attraverso la Porta dei Leoni lungo le antiche mura si accede alla piattaforma sulla quale domina il canone Malik Maidan, il monarca delle pianure. Si tratta di un enorme cannone medievale trasportato qui come trofeo di guerra. La bocca riproduce simbolicamente quella di una tigre, l'Islam, che azzanna un elefante, l'induismo. Taj Baoli, la più grande cisterna d'acqua della città che fungeva anche da caravanserraglio per viaggiatori ed ospiti, oggi è utilizzata dalla popolazione come lavatoio. La struttura della moschea principale Jama Masjid, seppur raffinata, è estremamente sobria, con una grande cupola a cipolla, un cortile porticato ed un magnifico mihrab decorato all'interno. La semplicità austera del mausoleo Gol Gumbaz, costituito dal corpo cubico sovrastato dall'immensa cupola semisferica, è stupefacente. Le urne di Mohammed Adil Shah I, delle sue mogli, della favorita e di altri familiari sono collocate su una piattaforma al centro del salone. Quattro torri ottagonali a sette piani si ergono agli angoli della sala. Una stretta scala conduce alla terrazza superiore dalla quale si domina la sottostante moschea a cinque arcate con due minareti.
a breve distanza da Bijapur, nel villaggio di Rambapur, recentemente è stata dedicata un'area sacra al dio Shiva. La statua di cemento e acciaio alta 26 metri è la seconda in India per dimensioni. Visitare un mercato indiano è fantastico. Centinaia di contadine sedute per terra espongono i prodotti dei loro campi. In una regione popolata in maggior parte da vegetariani, frutta e verdure costituiscono parte integrante dell'alimentazione quotidiana. Capitale dei Chalukya, tra il IV ed il VI secolo, Aiole è disseminata da almeno un centinaio di templi. Il Tempio Durga, risalente al VII secolo, è il più interessante esempio di architettura indù. L'abside semicircolare sovrastata dalla guglia ed il colonnato che delimita il santuario interno sono sorprendenti, ma ciò che maggiormente colpisce sono le complicate sculture che lo decorano. Durga, la dea guerriera, combatte il demonio Mahisha. Shiva, la divinità più venerata, è al contempo distruttore e creatore. Il soffitto del portico interno è rivestito da lastre scolpite. Al centro si vede il Nagaraja, la figura umana con corpo di serpente. Il tempio Ladkhan, risalente all'VIII secolo, presenta un ampio portico sorretto da pilastri scolpiti con figure femminili in pose sinuose. Al centro del vestibolo è collocata la statua di Nandi. Qui è possibile vedere lo sviluppo dell'architettura indù partendo dai primi luoghi di culto assai semplici fino agli edifici più complessi di epoca successiva. Il tempio Uchimalli, dedicato alle divinità Shiva, Vishnu e Brahma, è uno dei primi complessi templari risalenti al VII secolo. A breve distanza c'è la cisterna decorata da sculture di divinità. Il tempio rupestre Ravanapadi del VI secolo risale alla prima fase architettonica dei Chalukya. Due guardiani sono scolpiti ai lati dell'ingresso. Il bassorilievo nella nicchia raffigura Shiva dalle 10 braccia danzante al ritmo cosmico. Accanto ci sono Parvati e tre dee danzanti. Sotto il portico sono rappresentati il saggio Bringi, Shiva e Parvati e in alto le tre dee dei fiumi. Il complesso del Tempio Gauri è il monumento di Aiole più grande e più elaborato, risalente al XII secolo, tardo periodo Chalukya.
Tre porticati racchiudono la sala dove è collocata la statua di Nandi, delimitata da quattro colonne a 16 lati elegantemente decorate con ghirlande di gioielli. Accanto all'ingresso del santuario, il bassorilievo raffigura due guardiani che sorreggono la mazza ed il loto, con al centro la conchiglia ed il disco, attributi di Vishnu. In vetta alla collina, sull'ampia spianata circondata da mura, sorge il tempio jainista Maguti, costruito nel 634. Sebbene sia stato aggiunto il portico colonnato in periodi successivi, il santuario attesta l'inizio evolutivo dell'architettura dravidica. Al nostro arrivo, gli abitanti del villaggio lasciano ogni attività domestica pur di essere fotografati. Gli zebù, bovini dalle lunghe corna, sono utilizzati per i lavori che richiedono forza e docilità, mentre le mucche considerate sacre servono esclusivamente per il latte e per lo sterco che producono. A Pattadakal, accanto alla chiesa cristiana, si trova il tempio jainista Narayana, costruito nel IX secolo durante il dominio della dinastia reale Rashtrakuta, che contemporaneamente a quella Chalukya governò gran parte dell'India dal VI al XIII secolo. Pattadakal, che oggi è soltanto un villaggio, svolse un ruolo importante nello sviluppo dell'architettura religiosa dell'India del Sud. Qui tra il VII e l'VIII secolo, nella costruzione dei templi, furono sperimentate particolari strutture architettoniche. Alcuni templi sono sormontati da torri curvilinee, mentre altri hanno il tetto di forma quadrata e i piani digradanti. Il tempio Galaganata consiste in un santuario con anticamera circondato da un corridoio coperto. La torre ricurva è incisa con piccoli motivi ornamentali. Sulla torre del tempio Jambulinga spicca l'immagine di Shiva danzante. Il tempio Sangameshvara dedicato a Shiva, costruito nel 734, è notevole per le proporzioni della struttura. Il tempio Mallikarjuna fu eretto attorno al 740 dalla regina Trilokamadevi per commemorare la vittoria di suo marito sui Pallava di Kanchipuram. Le colonne del portico che racchiude su tre lati il santuario sono scolpite con eleganti fregi e statue. Su una di esse si vede Vishnu nella reincarnazione di Narasimha, mentre afferra la vittima, e sull'altra due graziose fanciulle dai corpi flessuosi. Simile nella struttura del vicino tempio Mallikarjuna, ma in scala molto più grande, il tempio Virupaksha è una costruzione imponente. Lungo il perimetro esterno si alternano finestre cesellate, eleganti figure e fantastiche composizioni ornamentali. Vishnu, con la gamba sollevata, rappresenta Trivikrama. Gli enormi pilastri del vestibolo sono ricoperti da complicate sculture che illustrano episodi del Ramayana e del Mahabharata. Di fronte al santuario principale si eleva il padiglione dedicato a Nandi,
dove troneggia un'enorme statua del toro scolpita in un unico blocco di granito nero lucidato con olio. Più che un semplice veicolo, Nandi si può considerare il costante e immancabile compagno di Shiva. Le sue zampe rappresentano la verità, la rettitudine, la pace e l'amore. Sui visetti dei bambini vengono dipinti alcuni segni neri per proteggerli dal malocchio. Allo stesso scopo servono gli amuleti e le collane appese al collo. Il complesso templare di Mahakuta, costruito tra il VI e il VII secolo dai primi re della dinastia Chalukya di Badami, è un'importante meta di pellegrinaggio indù. Lo stile architettonico eclettico è molto simile a quello dei templi di Aiole, un misto tra dravidico e Nagara. L'ampia cisterna racchiude una sorgente naturale che ne assicura un costante livello d'acqua.